Consigliere, cari consiglieri, salute a tutte e a tutti. Volerebbe per principiare una pensata per Evelyn Stromboni e Charles Andriani, due agenti della nostra collettività che se ne sono andati, due donne che si sono aperte troppo presto. Assicuremo le famiglie della nostra compassione e della nostra amicizia. Sarebbe difficile di principiare questa sessione senza evocare i fatti gravi che, negli ultimi giorni, hanno commosso tutta Corsica. Dopo un match di yoga ballo Reims Bastia, un giovane di un nostro paese è stato gravemente ferito in delle condizioni assai torbide. Ciò che noi sappiamo, perché avevamo testimonianze precise, era che parolacce anticorse erano state mutiate da corchi pulizzeri, mica tutti di sicuro. E poi sappiamo di noi che il giovane Maxime era stato ferito da un tiro di flashball. I primi comunicati di Abricura di Reims erano in contraddizione con queste testimonianze che noi avevamo a disposizione. In le nostre prime dichiarazioni, non ha su fatto, abbiamo domandato che la sia fatta trasparenza non ha fare. Abbiamo balizzato di noi un atto di razzismo anticorso e la comunicazione sgalabata per un di più di Abricura di Reims e di un Ministero dell'Interno. Qualche osservatore ci ha rimproverato di aver detto se verità. Certi pensano che per mantenere a base c'è la conta folle e nega l'evidenza dei fatti. Non è questo il nostro parere. Quelli che hanno fatto crescere tensione sono giusto appunto quelli che hanno contato bugie, perché dipende che Maxime si era ferito da Berello era un insulto a tutti quelli che sapevano come l'affare si era passato. Quando siamo andati in Parigi a scontrare il ministro Bellet, abbiamo ripetuto in cui il presidente del Consiglio esecutivo la nostra esigenza di trasparenza in un affare così grave. Finalmente un'istruzione per violenze volontarie è stata aperta e Jacques Toubon, difensore dei diritti, è intervenuto per domandare che l'affare sia schiarito, pro a chi le nostre prime dichiarazioni erano perfettamente giustificate. Tondo, abbiamo domandato a scontrare i tre sindacati studentini in corti e abbiamo cercato di fare di maniera di unire un certo appaggiamento della situazione. A fine della riunione, in presenza di istituzioni di AGTC e dell'università, i tre sindacati hanno fatto una diamma franca e chiara all'appaggiamento. Voglio rendere qui un omaggio sincero al senso di responsabilità di similitanti di queste tre organizzazioni. In quanto a manifestazione di Ostia di sabato scorso, come non era stato possibile ottenere una riunione con l'organizzatore, abbiamo deciso, in cui il presidente dell'esecutivo, di partecipare mica. Come persone private, saremmo stati presenti come parenti responsabili di Corsica Libera e di Vema Corsica, ma a nome dell'istituzione di Corsica non era mica possibile. Finalmente, la manifestazione si è passata in Dugalmo, come l'aveva d'altronde domandato Giovanni Maxime. Ma ci tocca ora continuare a domandare con forza che la più grande trasparenza sia fatta in Safaraccio e esprime la nostra solidarietà in cui tutti quelli che, condannati o mica, sono semplicemente colpevoli di aver domandato giustizia. Per conto suo, le istituzioni corse saranno sempre a un lato di quelli che lottano per la libertà e i diritti dei corsi. E vi ringrazio.